quando c'è troppi soldi, la persona che ha soldi è rovinata. Ma perché? È perché è rovinata. La persona più povera, io sono passato, più povera che è meglio che. Lei è povero e ricco? È normale. Lavoro da 6 anni, ho lavorato sempre in campagna e stingo bene, non me lamento. Noi stiamo commentando la notizia di uno sceicco arabo che ha fatto scrivere il suo nome sulla spiaggia e ha scavato 1,5 km per riuscire a farlo bene, scriverlo bene in maniera che non si cancellasse. Adesso c'è questo nome su questa isola in modo che tutti quanti vengano a vedere. Esatto. Che ne pensa? Buone, forse buona andare a vedere. Le piacerebbe andare a vedere il nome di questo signore? Ma dove l'ha fatto questo buco? In Arabia. In Arabia Saudita. Ah, è lontano. Però se fosse più vicino ci vorrebbe andare. Come no? E lei, se avesse tanti soldi, scriverebbe il suo nome così grande su un'isola? Sulla storia. E come no? Che cosa scriverebbe? Il suo nome e poi qualche altra frase importante? Ma credo sulla famiglia. Per esempio, che scriverebbe? Sulla mia famiglia, non so come dire. Quindi un ricordo della sua famiglia. Quindi li spenderebbe i soldi per una cosa del genere? Sì, sì, sì. Quanto, fino a quanto spenderebbe per far scrivere il suo nome e quello della sua famiglia sulla spiaggia? 2000 euro, non so. Ma io non faccio, no. Io non lo farei, no. Perché le sembra inutile? Per me è inutile, mo? Non lo so. Io sono vecchio, che ti posso dire? Beh, è una cosa bellissima per me. Tanto sta sotto, quello non dà fastidio a nessuno, è una cosa bellissima. Noi stiamo facendo le domande su uno sceicco arabo che ha fatto scrivere il suo nome sulla sabbia a 1,5 km di profondità per renderlo incancellabile, perché vuole lasciare questo ricordo di lui. Si è comprato l'isola e ci ha fatto scrivere il suo nome. Che ne pensate di una cosa del genere? È un gran... un gran? Il resto immaginalo. Lei che ne pensa? Una stupidata. Ma se avesse tanti soldi, lei li spenderebbe in questo modo? No. Ci sono altri modi per spendere i soldi. Per esempio? Per essere uno brillante, limite un collegamento col portare l'acqua da qui a qui, più che scrivere il nome di questo puntini puntini. E lei? Che farei un'isola e vivrei lì. Il famoso creatore dell'Arabian Sound, lo sceicco Beish. Nel mezzo del cammin di nostra vita io mi ritrovai con te. Allah, allah, allah. Sentivo Don Abbondio che parlava con Manzoni di Pelé. Lo so che c'è del marcio in Danimarca e in Giappone il karate. Amen. Ma nel deserto del mio cuore neanche un dromedario triste c'è. Permette che di tutto, con i soldi che hanno. Ma lei, se avesse tanti soldi, li spenderebbe in questo modo? Assolutamente. Per esempio, cosa ci farebbe? Non lo so, ma non sistemerei i miei figli. Siamo arrivati alla frutta. In tutto e per tutto. Darei pure un po' in beneficenza, perché delle volte dare si sente meglio come invece di ricevere. Per me, dopo ognuno lo pensa come gli pare. Come li investirebbe i soldi? Non lo posso dire. In altra maniera. Cose che non si possono dire. Certo. Donne. È chiaro, è casino. Cioè, il ricordo di sé non basta scrivere un nome sulla sabbia. Fare qualcosa di importante. Lei la farebbe una scelta di questo tipo? Ma io ho 85 anni. Complimenti. Grazie. E 62 anni che sto in questo negozio. Mi sono rotto pure l'anca e ho avuto la forza di tornare pure qua. Complimenti, quindi da 62 anni lavora e vende biancheria? Un po' di tutto, ma poco, perché il paese si è spopolato quasi tutto. Tutte le villette, quindi siamo rimasti in bocca, però chi c'è la casa e il cuocuttolo è sempre bello. E come riesce a resistere alla crisi con la sua attività? Siamo pensionati, mio marito pure, pensionato,
risparmio, cerco di risparmiare quello che non vogliono fare gli altri e poi si trovano i guai. Spendo quello che posso. Io farei invece sotto una montagna, farei una bella galleria e mi chiuderei lì dentro. Dentro la galleria? Da solo. E che cosa farebbe chiuso dentro la galleria? E così quando muoio sto già là. Ah, quindi per anticipare. È quello. E quindi se avesse tanti soldi la sua ambizione è quella. Ah sì, avrei tanti soldi. Ma se avrei tanti soldi sai dove me ne andrei? C'è la Madosca. Dove? Sempre in viaggio. Senza case, senza niente. Tutti grandi alberghi. Comprare una nave grossa. Quando muoio lascio tutto a quelle che gli servono. Cioè, a gente donata. Però questi soldi qua devono, si devono vedere se vanno a questa povera gente. Perché qui vediamo, cioè per televisione, per cose, dai un euro, dai due euro. Però non arriva niente a nessuno. Non ci arrivano. Per me, come la penso io. Lei nella vita ha mai avuto tanti soldi? No. Io sono disperato. Disperato? Disperato, vive la giornata. Che lavoro fa? Io adesso niente. Non lavora? No. Ma pensavo stesse qui per... No, no, no. Lui mi porti il caffè, a me. Io ah, porto il caffè a lui, sì. E quali lavori ha fatto prima? Io? Io gastronomia. Vado a fare qualche lavoretto in campagna, qualche cosa, fai con Geppetto amico mio, e poi faccio lo zampognare 3 mesi all'anno. Ah, sì. Ecco, ma vabbè, non lavorare ovviamente ha i suoi contro, perché non ha uno stipendio fisso, ma ha anche qualche vantaggio. Si vive. Come si vive senza avere un lavoro fisso? Perché non si può vivere. Si vive anche senza lavoro fisso. Chi ci può vivere? Se no, ti arrangi, vai a fare qualcosa in campagna, vai a pulire qualche cucina, a fare qualche cosa. Durante la giornata si arrangia qualche cosa per mangiare. Quindi riesci a sopravvivere sempre? Sempre a vivere sempre. Non sono morto mai da fame. Tante mai da fame non si muore nessuno. E quindi se lei di colpo diventasse ricco come uno sceicco, vincesse no, una lotteria... No, non fa diventare ricco per favore, dopo mi muore. Vedo tutti quei soldi, dopo mi muore. Che non riuscirebbe a gestirli? No, mi dice, qui è 1 miliardo di euro, le muore, è meglio che sto così. Diciamo che se lei come questo sceicco potesse scrivere qualcosa sulla spiaggia che rimane di lei, cosa scriverebbe? Io? Prima farei una bella vita, comoda, e poi vado a scrivere. Che cosa scriverebbe? Che ho vissuto felice, e basta. E alla sconcia se andate mai. Come traccia la sua vita da lasciare? Cosa scriverebbe sulla sabbia? Ti amo sulla sabbia, come la famosa canzone. No, ti amo sulla sabbia, sì. È un romantico. È romantico, sì. Dopo uno, quando c'è tante soldi, non si sa cosa si fa. Lasceresti Il tuo marito? Beh, no. Tanti soldi, lascerebbe suo marito? No, tanti soldi. No, no, ce ne andiamo insieme magari, no? Lasciarlo, no. È una cosa molto importante che sto sceicco che ha preso questa isola, che può andare a visitare tanta gente per fare la villeggiatura. Quindi è una cosa positiva? Sì, sì. Lei andrebbe a vedere quest'isola? Sì, sì. Andrei a vederla. O da solo con qualche mia moglie, amici. Quindi una vacanza romantica sull'isola dello sceicco che ha scritto il suo nome? Sì. È molto importante. Soprattutto è una sicurezza, può essere. Una sicurezza per che cosa? Anche per la visibilità, per la conoscenza. Beh, questa cosa è più importante da fare. Per esempio, che cosa poteva fare secondo me? Aiutare chi non ce la fa. Sono stata negli Emirati Arabi e là si possono vedere le cose più strane del mondo, quindi è ammissibile anche una cosa del genere. È una stupidaggine. Non abbiamo tempo, noi che penso a queste cose qua, dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo lavorare, tirare sulla famiglia. Poveretto, alla fine, c'è tutti questi soldi, quindi alla fine lo dai ai poveri. E che ne so, c'è? Te li soldi a Italuvent?
Oh, crieto lo vende le soldi, come ne frega a me, dice, che soldi a me? Ferme, signore, ma poco a poco da poco, ma rete vostra la faccetta. Sì. Bella affare facciamo. E a tirare le conclusioni di questa bizzarra iniziativa dello sceicco Ahmad sono proprio loro, i Modà. In Sardegna sulla sabbia abbiamo scritto il nome Modà. Però non si vedeva dallo spazio, si vedeva solamente dal bar. E voi lo prendete? No, assolutamente no. Che pensate di un'iniziativa di questo genere? Cioè, anche voi siete ricchi e importanti adesso, come valutate un'azione del genere? Come degli sceicchi. Ma guarda, no, beh, quando uno ha tanti soldi probabilmente costruisce la sua vita in base, insomma, anche alle sue possibilità, e poi i soldi comunque ti portano magari a fare anche delle robe fuori dal normale. Sicuramente non abbiamo quei soldi, però ti dico, anche che se avessi tutti i soldi del mondo probabilmente, non lo so, li regalerei ai bambini che non mangiano, ma non farei quelle c***e, non so, non mi piace a me quella roba. E se poteste comunque scrivere qualcosa che rimane indelebile sulla terra, cosa scrivereste, ognuno di voi? Mamma, ti voglio bene. Pace. Modà. I Modà sono stati qui, perché no? Peace and love. La quarta puntata di Opinion Leaders vi saluta qui, noi facciamo un nuovo approvvigionamento di opinioni naturalmente per tornare con voi la prossima settimana. Opinion Leaders, perché siamo tutti opinionisti. Arrivederci. (Musica)